Ben ritrovati alle chicche formative. Ho pianta stabile adesso per un po' di tempo dalla Business Coaching School. Allora, la mia banca è differente, no? Ogni tanto molti di voi lo scrivono, no? Ci sono state anche delle pubblicità con questo titolo, la mia banca è differente. Oggi vi voglio raccontare una storia, una bella storia di manager. Sapete che io ogni tanto parlo di manager. A volte ne parlo bene, a volte ne parlo male, perché cioè, purtroppo e per fortuna le banche sono fatte da persone e quindi molto 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 di quello che accade e di come funziona una società finanziaria dipende appunto dai manager. Allora oggi vi voglio parlare di un episodio che mi ha scaldato in qualche modo il cuore, no? Settimana scorsa io stavo cercando di, attraverso il gruppo Il Consulente Finanziario 3.0 su Facebook, stavo cercando di risolvere un problema che mi si era creato perché non riuscivo ad avere la polizza, i massimali della polizza che avevo sottoscritto per il mutuo, no? E quindi rimbalzavo un po' da un ufficio all'altro perché è normale, no? Può succedere. E non riuscivo a venire a capo, avevo il mio assicuratore che mi pressava e dicevo vabbè, facciamo una cosa, scrivo un post nel gruppo e vediamo un po' se ci sono dei consulenti di questa banca che in qualche modo mi possono aiutare. Ragazzi, tempo reale, ho scritto nel gruppo e neanche 5 minuti dopo mi ha chiamato il gran mogol in persona, ok, di Banca Widiba, che in qualche modo quando è stato nominato nei vari post, nelle pubblicità, si era definito uno di loro, no? Cioè uno di voi. Ragazzi, è vero, è uno di loro, perché Nicola Visconti di Banca Widiba si è dimostrato veramente una persona di un livello top, superiore. Cioè mi ha chiamata personalmente dicendomi: Francesca, che problema hai? Dico, guarda, succede così così. C'è problema? Tempo reale? No. Un minuto dopo, sempre nello stesso post, il responsabile dell'area mi ha immediatamente girato un file, ok, con tutto quello che mi serviva. E allora, ragazzi, io quando vedo cose di questo genere, penso a che questa è una banca a misura di cliente, a misura di consulente. Ok? E questo non può che farmi piacere in un'epoca in cui si raccontano storie di stacco, no? E questo non può che farmi piacere. Secondo, devo rivalutare in qualche modo anche quello che viene scritto nei social, perché a volte uno lo prende per mera, così, è marketing, no? No, in questo caso non è marketing, in questo caso è proprio vero. Nicola Visconti è uno di loro, ok? Quindi ha alzato il telefono, avrà due o tre cose da fare, vero? Eppure è attento, ha visto che c'era una problematica e immediatamente ha alzato il telefono, lui personalmente, senza filtri, quindi non è che mi ha chiamato la segretaria, le passo Nicola Visconti, no, mi ha chiamato lui. Mi ha detto: Francesca, dimmi che problema c'è. E questo mi fa pensare alla dimensione, no? Alla dimensione umana che ci può essere all'interno anche di alcune realtà piccole, medie, grandi, e all'attenzione che viene posta a questo punto al cliente. Quindi ragazzi, si può fare, no? Si può fare. Eravamo in un gruppo chiuso, eravamo chiaramente in un gruppo protetto, quindi non è che queste cose giravano per la rete, però io penso che manager significa essere questo, essere attenti, essere disponibili, essere sul pezzo, essere attenti alla rete, essere attenti anche a quello che succede intorno e alla clientela. Quindi oggi un encomio, devo fare un encomio, oggi parlo bene. Quindi ragazzi, devo dire, mi hanno stupito, mi hanno comprata con questa cosa che è successa. Un abbraccio a tutti, quindi ci sono manager di un certo livello e ce ne sono altri invece che, vabbè, sono quel che sono, ok? Speriamo che voi abbiate un buon manager, ok? Ciao, ciao a tutti.